Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oh. Allora ragazzi, oggi video un po' particolare, tra virgolette particolare, perché è un video che abbiamo già fatto qualche tempo fa, diciamo. Perché? Perché ragazzi, da poco è finito il Festival dell'Unicorno, cioè la Fiera dell'Unicorno a Vinci, quindi andremo a commentare alcuni cosplayer trovati così su Instagram, video, foto di alcuni cosplayer che ho trovato un po' in giro e andiamo a reactionare insieme, andiamo a vedere chi c'è stava a sta Fiera dell'Unicorno e se riconoscete alcuni cosplayer scrivetelo qua sotto nei commenti. Invece se ci siete stati pure tu alla Fiera dell'Unicorno e ci sei in questo video, scrivilo nei commenti. Se non ci sei invece in questo video, scrivilo comunque nei commenti. Insomma, raga, commentate il video, oltre che a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare e fare tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che iniziamo subitissimo, raga, subito. Allora, iniziamo con questo T-Rex. Beh, bello, come devo dire che l'ho già visto altre volte e sono sempre curioso di capire come cazzo fa a camminare, raga. O ci sta un altro sotto. Però, raga, è fantastico, raga. Non lo so, forse ci sta qualcun altro sotto, non lo so, raga. È fantastico. Questi invece sono Hulkbuster, due Hulkbuster, lui e quello di The Boys, diciamo. E questo è sempre lui. Questo è sempre lui, rivediamolo, raga, rivediamolo perché, raga, merita proprio. E poi questo che cos'è? Ah, poi sono altri cosplayer che ci stavano. E belli. Beh, questi sono fantastici, raga, questi sono fantastici proprio. E lui, questa è la capra. Comunque il cosplay, diciamo, veramente fatti molto bene, diciamo, eh. E no, questa è proprio lei, questa è proprio lei. Porca miseria, oh. Beh, mi piace. Grande Capitan Findus. Questa invece la tua perla. Raga, questo è fantastico, raga, questo è proprio lui. Ci stanno alcuni cosplayer, raga, che proprio ci assomigliano proprio. Sono proprio impersonator più che cosplayer. Questa è la cornuta, diciamo. Questa è un'altra cosa. I cornuti alle fiere dei cosplay non mancano mai, i cornuti. E come possiamo vedere, ci sono parecchi cornuti. In questo caso, questa è la macchina che può girare dentro la ZTL di Roma. È quella con la botte, diciamo. E sì, alla fine quella può girare dentro la ZTL di Roma. Questo invece, non conosco il personaggio, ma mi piace, raga. Andiamo avanti. Questo invece è uno stand che vende con tutti i disegni. Credo siano fatti da loro, credo. E nel dubbio mi piace. Però pure queste cose che hanno messo nei barattoli, belle, particolari. Complimenti, raga. Questo invece, forse è sbagliato un po' il periodo, diciamo, forse un po' il periodo è sbagliato, ma comunque cosplay merita tanto, raga, fatti veramente bene, anche se stanno facendo la colla là sotto, però se lo meritano il mi piace, se lo meritano. E questo invece non ci vede più e sta a dormire, hanno beccato proprio nel momento che stava a dormire. Questo invece è la fata unicorno, non lo so, raga, no. La fata unicorno non lo so, nel dubbio mi piace. Comunque cosplay fatto bene, scusate l'ignoranza, se lo sapete voi commentate qua sotto nel video. Invece poi che fa questo, gli sta a fare foto, vabbè. Poi andiamo avanti, vediamo. Questi si sono incontrati così. E questa è un'altra cornuta, come ho detto, i cornuti alle fiere cosplay non mancano mai. Questa è un'altra cornuta, ho finito di dire, i cornuti non mancano mai. Questa è proprio un'altra cornuta, diciamo.
Questo è cosplay di un cervo, no, non lo so, forse un original, no, non lo so, raga, non lo so. Se voi lo sapete, scrivetelo nei commenti qua sotto. E niente, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo chi ci sta. Questa è, non lo so, non lo so. Le Sailor Moon, questa non lo so che cosplay stava là e si è fatta foto. Non lo so. Scusate l'ignoranza, se voi lo sapete scrivetelo nei commenti qua sotto. Questi invece sono belli, belli, ci piace. Andiamo avanti, vediamo. Poi sono i vichinghi. I vichinghi, no, boh, i vichinghi ci piace. Questa invece, raga, questa è Mischeta, raga, non sapevo ci fosse pure Mischeta alla fiera dell'unicorno, alla festa dell'unicorno. Brava Mischeta, questo è il Pokémon. Il Pokémon, ci sta, cosplay da Pokémon. Barbie non poteva mancare, ovviamente. Non poteva mancare anche Barbie, beh, bel cosplay, mi piacciono parecchi, mi piacciono. Ecco, che cos'è lo steampunk? Ve lo sta a spiegare lui. Quindi, raga, avete capito, se non lo sapevate, ora lo sapete. Questo invece stava Puglia Marmitta, allora, con la sgasata e gli è arrivato tutto il fumo in faccia. Succede quando pulisci le marmitte, succede. E invece queste non lo so, delle bestie, non lo so, ho letto la descrizione. E invece Lamù, grande Lamù, brava, a me piace Lamù. Questo è il drago, i Lego, queste sono le ali per volare sempre sopra Roma se non hai la macchina per la ZTL, puoi usare le ali di Da Vinci, diciamo. Questo invece è un'altra cornuta, i cornuti non mancano, ma come ho detto, i cornuti sono sempre alla fiera, alle fiere cosplay ci stanno, poi vediamo, quell'altro cosplay mi piace, bello, beh, mi piace questa cosa del gelo sul braccio, mi piace. Questi invece che stanno facendo? Questi sono i cosplay dei fantasmi. Non lo so, raga, no, scusate l'ignorantitudine, se lo sapete commentate qua sotto. Io dico che non lo so, sta a mettere la maschera a terra. E vabbè, raga, lascio a voi la decisione. Scrivetelo qua sotto nei commenti cosa stavano facendo. Questo invece è Darth Vader. No, è qualcosa di Star Wars. Questo è il Signore degli Anelli. Vediamo se ci azzecco. Star Wars, Signore degli Anelli. Medusa. Boh, non so, questo è il pifferaio magico. Questo è il pifferaio magico. L'ho riconosciuto. Questo è il pifferaio magico, me lo ricordo. Questa è una che si aggrappa sopra le tende. Questa è quella che si aggrappa sulle tende. Questo è quello che ha bevuto troppo. È stato sfrattato dall'albergo e sta nella botte a dormire. Queste sono le spade laser, la dotta di spade laser. Ci sto azzeccando. Vediamo se ci azzecco tutto. Questo è il drago Shenron. No, un drago d'acciaio. Non lo. Il drago. Un drago. Io dico il drago Shenron. Io dico il drago Shenron. Questa invece è la fata, non so, una fata, non lo so. E questo è lo sputafuoco, quello sputafuoco da Pinocchio, questo sputafuoco da Pinocchio. E questi sono invece questi che sono i fasci di luce, non lo so, gli alieni, sono gli alieni. Andiamo avanti, vediamo. Questi credevano che sia che erano una foto, invece quello stava a fare il video, stava a fare. E questo non so che personaggio sia. Questi non. Raga, io questi non li conosco. Se voi li conoscete, scrivetelo nei commenti qua sotto. Questi invece è. Non lo so. Scarlet Witch dalla foto, dall'immagine, non lo so.
questa è un'altra cornuta. La cornuta che abbiamo visto prima nel video, questa è la foto della cornuta. Questi invece sono quelli che suonano le canzoni, i contadini, non lo so. Questi invece fanno i gelati, raga, questa è pubblicità occulta, però, raga, questa è pubblicità occulta, eh. Questi fanno i gelati e se voi vi siete piatti il gelato da loro, fatecelo sapere. Fatecelo sapere. Andiamo avanti, vediamo. Vediamo. Questo è il cosplay di Ken. Il cosplay di Ken che è fatto bene, diciamo, fatto bene. Spider-Man e Gwen e Spidey Gwen. Spider-Man e Spidey Gwen. Top, raga, top. E poi loro non lo sa. Questo quelli di SpongeBob umanizzati. Questo invece è grande Jack Sparrow che ovviamente il like se lo merita tutto. Poi andiamo avanti. Chi c'è sta? Chi c'è sta? Questo è non lo so. Barbie, io butto su Barbie. Ci stava parecchia roba, anche questi di Awards, questo sta più al treno e quindi ha detto fa mannate, no, perdo il treno. Questi invece gli ha fatto una proposta di matrimonio, credo, o si sono direttamente sposati a Vinci, non lo so, se voi lo sapete scrivetelo nei commenti. Insomma, fatecelo sapere, se non so se sono proprio, credo si siano proprio sposati a Vinci. E vabbè, bello, 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 molto romantico, molto romantico. E vabbè, raga, noi andiamo avanti a vedere, a fare questa scarrellata. Poi, ragazzi, mi raccomando, se vediamo noi al prossimo video, e ovviamente iscrivetevi al canale, mettete like, commentate e fate tutto quello che dovete fare sempre, e se andate alla fiera cosplay, alla prossima fiera cosplay, fatemelo sapere qua sotto così magari vedo se riesco a venire. E nei prossimi video ci sarà una fieretta cosplay bella bella, molto 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 bella. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale qua sotto. Ciao cari!